Per troppi anni siamo stati divisi. Per troppi anni ci siamo divisi anche dietro a certe ideologie che fanno parte del passato. Io ho sempre votato a sinistra in vita mia, prima del Movimento 5 Stelle, figuratevi. Poi sono entrato in Parlamento. E me ne vergogno! Chiedi scusa. No! A tutti no, no, no! Hai sbagliato a votare a sinistra? Sì, ho sbagliato. Abbassa la. Ego da. Solvo. No. Ti salutate per Berlusconi! Sei nuovo? Ti sei disintossicato? Io pure. Io ho votato Veltroni, scusami. Chi hai votato? Comunista? Bertinotti? Di peggio! Dico, perché c'è stato di peggio? Non lo so. Occhetto hai votato. Scusi, dico, c'è uno che ha votato Occhetto, se potete prelevarlo. Occhetto no. Occhetto, manco me lo ricordavo Occhetto. Poi però lo tireranno fuori, Lo tireranno fuori pure lui, dopo Berlusconi l'ha tirato fuori dalla naftalina. Gli hanno dato un po' una truccata e già rimettono dopo il cielo, l'hanno tirato fuori. Tranquillo, lì in televisione, lui non sa di essere a un certo punto da Vespa, io pensavo ancora che fosse il 1994, non lo capisce. Guardate, non sto scherzando, salvatelo. Diteglielo a qualcuno, qualche mafioso che ha pagato, ditelo di intervenire per favore, perché è impossibile. Lo piazzano in uno studio, non sa, parla ancora di lire, a un certo punto si sbaglia, pensione a 1000 lire, tirerà fuori i sesterzi, Baiocchi Romani. Occhio, non è una persona, non è più capace di intendere, di volere. Altrimenti da persona onesta qual è? Ce lo direbbe, ci rendiconterebbe centesimo dopo centesimi i quattrini che ha dato a Cosa Nostra. Perché è una persona per bene Berlusconi, ce lo direbbe, santa pazienza, no? Voi ci scherzate, ma io mi becco una querela da Berlusconi, questo c'ha Ghidini, sti avvocati qua, che devo fare? Per quello io me ne vado a San Francisco, vi lascio. Sto scherzando. Sto scherzando.